Ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Vi invito ancora una volta a rimanere a casa, a restare a casa. Se possiamo, rimaniamo a casa, non usciamo, non andiamo in giro a diffondere questo brutto virus, perché anche noi, magari io sto bene, però potrei essere portatrice, potrei avere il virus. Quindi rimaniamo comunque a casa. È importante, questa è una guerra, eh? Siamo in guerra. Bene, amici, mi emoziono, vedete? Rimaniamo a casa ad impastare, a fare pane, a fare colombe. Avete visto, io ho già fatto le colombe, poi ne farò delle altre. Ora in questo video vediamo come fare un pane. Seguitemi. Allora, vediamo come fare questo filone di pane. Io userò la farina Senatore Cappelli, macinata a pietra, dell'azienda Umberto Di Pietro, che è un mulino che sta sopra Roma. Quindi sto comoda perché la prendo in un mercato della zona, oppure si può ordinare online. L'ho tagliata con la zero, una zero buona del mulino cipolla di Terracina e ho messo in autorisi con una buona parte, più della metà dell'acqua, della parte di acqua. Ho lasciato mezz'ora, ma anche di più se volete, non cambia niente. E poi vado a girare con la planetaria, comincio a girare e ci metto la pasta madre a pezzettini. Piano piano giro e finisco di mettere l'acqua. L'acqua mi regolo, ne ho messa poco più di 420, però poi alla fine ho visto, perché poi dipende molto dalle farine, non è che la dose dell'acqua deve essere quella, se volete azzardare un'idratazione più alta lo potete fare, eh. Io alla fine ne ho messa 420 grammi. La Senatore Cappelli è una farina povera di glutine, molto buona perché contiene tante sostanze buone per l'organismo, però ecco, fare un pane soltanto con la Senatore Cappelli verrebbe un pochino chiuso, quindi ho preferito mischiarla con la zero. Continuo a girare e continuo a mettere l'acqua. L'impastatrice adesso sta al minimo, però poi aumento un pochino e porto ad incordatura. Ci metto anche il sale. Il sale io metto sempre un cucchiaino scarso, voi se volete abbondare un pochino di più fatelo. Ok. Ok, continuo. No, faccio girare un altro pochino e aumento un po' la velocità. Oh, naturalmente non è che è silenziosa la mia impastatrice, che abbasso il volume comunque anche se è nuova, un po' di rumore si sente, eh? Non come quella che avevo prima, però. Ecco qua, l'impasto è pronto. Ho preparato una ciotola dove ho messo un po' d'olio. Lo faccio rilassare un attimino, 10-15 minuti, e poi ci farò due giri di pieghe. Qui, come vedete, ne avevo fatto già uno. Faccio l'ultimo giro, aspetto mezz'ora tra un giro e l'altro. Dopodiché, copro l'impasto e lo lascio lievitare. Ora il tempo di lievitazione non ve lo do perché dipende molto dalle temperature, dalla stagione in cui stiamo facendo questo pane. Adesso siamo a marzo, a me ci sono volute all'incirca 5 ore, diciamo così. Ecco
Eccolo qua, quindi valutate ad occhio quando è pronto. Bene, metto un po' di farina sul piano di lavoro. Giro l'impasto. E poi vado a fare il primo giro di pieghe. Ecco qua, come vedete è lievitato benissimo. Ho messo la semola sotto, non la farina normale. Sopra non metto niente, però me la metto sulle mani così. Allargo un pochino e poi faccio le classiche pieghe a tre. Come dicevo all'inizio del video, dobbiamo tenere la mente impegnata a fare le cose che ci piacciono, perché in questo periodo, se stiamo sempre a pensare al virus, dovendo stare dentro casa e quindi limitare i nostri movimenti, anzi in questi giorni dobbiamo proprio non uscire perché dobbiamo rispettare le regole. Speriamo di uscire presto da questa brutta storia e che torni tutto normale come prima. Intanto però ci diamo da fare, ci teniamo occupati. Ahimè sono i bambini che stanno un po' in difficoltà perché senza scuola, senza lo sport che facevano. Ora io sto dicendo queste cose e mi auguro poi, passando più in là nei mesi a venire, chi seguirà questo video. Ci ricorderemo, meno male, è passato tutto, ce l'abbiamo fatta con tutta la buona volontà. Speriamo, di poter sentire questo video, di ritornare alla vita normale come era prima. Ok, questo è il secondo giro di pieghe. Lo lascio ancora coperto. Tra un giro e l'altro 30 minuti, anche 40, e poi una volta pronto vado a formare il filone. Allora, allargo di nuovo l'impasto. Se volete fare una pagnotta, fatela tranquillamente, portate i lembi al centro, spingete. E la chiudete bene. Io farò il filone perché in famiglia preferiamo il filone con meno che è meno mollicoso, diciamo così. Mio marito piace la crosta del pane, preferisce la crosta, quindi infatti avete visto che cerco sempre di fare filoni. Allora, questo filone lo farò così, avete visto, ho piegato, spingo bene perché sennò altrimenti rimangono buchi che non sono normali, no? Dei buchi, alveoli troppo grandi, anomali. Quindi spingo così leggermente, arrotolo e cerco di allungarlo un pochino. Ok. Aggiusto un pochino ed ora lo metto nel cestino. Ho preparato il cestino con il telo e sotto ci ho messo un po' di farina integrale. Ecco qua. Ci vorrebbe il cruschello che l'ho terminato, un po' di cruschello ci stava bene. Lo metto con la chiusura in alto perché poi lo ribalto, quando vado ad infornare lo ribalto. Lo chiudo. Allora, io adesso farò un passaggio in frigo perché l'ho fatto questo pane, siamo in serata, quindi non farei in tempo a cuocerlo. E l'ho appoggiato in frigo, chiuso in una busta di plastica tutta la notte. Eccolo qua la mattina dopo. L'ho tirato fuori già da una mezz'oretta, adesso intanto che porto a temperatura il forno, quindi passa ancora un'altra mezz'ora. Ho
Ho acceso il forno e l'ho portato a temperatura a 250 gradi con vapore. Avete visto, ho messo il vapore e poi faccio scivolare sotto questa specie di paletta, di pala, diciamo. E lo farò poi scivolare direttamente nella teglia del forno. Adesso ci faccio un taglio, ci farò anche dei disegnini. Dicevo, intanto nel forno sta uscendo già il vapore e metterò, scusate, la lametta si sta allentando, metterò il pane 15 minuti con vapore, è il vapore automatico, quindi manda due spruzzi all'inizio e poi si ferma. E poi cambio modalità per la cottura. Facciamo anche delle foglioline. Vedete quando il pane, quando sta la lievitazione, diciamo che è perfetta così, ci si può disegnare anche be bene, diciamo, perché se passa di lievitazione è impossibile, usare la lametta. Eccolo qua. Bene, l'ho fatto scivolare direttamente dentro. Scusate, ma la ripresa non potevo farla. E poi ho rimesso il timer altri 35 minuti. Io ho messo Thermo Plus, che nel mio forno miele praticamente sotto e ventilato, diciamo. Poi ognuno, a seconda del forno che avete, fate voi. Va bene anche statico comunque. Com'è croccante, una bella crosta croccante, profumatissimo e bello anche dentro, sì, direi che è molto molto bello. Bene, benissimo. Bene, vi auguro una buona giornata, anche con i problemi che abbiamo, però facciamo in modo che sia comunque una bella giornata. Vi ringrazio della visione. Se volete, condividete il video e cliccate sulla campanella se volete ricevere le notifiche del canale. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao.